apprendistato nasce dalla voglia di cercare nel contemporaneo una situazione dove un adolescente, un 14enne, era portato a imparare un lavoro da subito e a crescere e a fare i conti con la vita, con la sua possibile vita futura. Quindi avevo letto un piccolo libricino, un manuale di Jonathan Swift, scritto a metà del Settecento, dove Swift dava dei consigli utili ai giovani servi di allora per sopravvivere presso la casa del padrone. Ho incominciato, diciamo, a elaborare l'idea di un film all'interno di una scuola alberghiera proprio dopo la lettura di questo piccolo manuale. Ho cominciato a fare ricerche, insomma, in tutta Italia. Ho capito che, diciamo, la scuola alberghiera che mi interessava era quella con un rigore e una precisione più alta, e questa cosa mi era possibile trovarla nel nord Italia, per non cercare di incappare in quelle scuole che purtroppo a volte esistono, che sono come dei parcheggi per dei ragazzi che magari non vogliono studiare. Cioè, molte volte l'alberghiero viene inteso così. Ho cercato invece una scuola che avesse un'idea di formazione per alti livelli, ossia che formasse ragazzi, camerieri, futuri lavoratori, che si dovevano poi confrontare con un cliente anche di alto livello. E quindi niente, ho trovato poi la scuola Domodossola e nel frattempo avevo scritto un film, e quindi il film nasce dalla costruzione di un'idea molto precisa. L'idea era quella di cercare di costruire una scuola che non fosse riconducibile a oggi, cioè cercare di ridare delle coordinate di una scuola che probabilmente viene intesa come quella di un tempo, che appunto entrasse in contrasto con i metodi di insegnamento di oggi. Questo perché il mestiere del cameriere è un mestiere che richiede una professione che si porta dietro rigore e regole, e che se uno si fermasse a pensare sono appunto riconducibili a delle regole quasi senza tempo, perché il Galateo, cioè sono cose che magari nella scuola di oggi sono perse, però sono le basi della formazione appunto per quel rango. Ho cercato di sottolineare questa cosa cercando intanto nel palazzo, un palazzo che avesse una storia propria, una storia importante. Infatti il Collegio Rosmini è un istituto del Settecento, inizialmente era un istituto classico, poi dagli anni 50-60 è diventato alberghiero, però il palazzo aveva una storia importante ed era quello che cercavo io. Cercavo appunto qualcosa che comunque rendesse e schiacciasse un po' lo studente, anche attraverso appunto le mura, dei libri, o in quel caso la fortuna di trovare per esempio un museo di scienze naturali all'interno. Volevo proprio che il presente, che poi si sarebbe palesato e si paleserà loro fuori dalla scuola, diventasse quasi un mostro che loro non potevano conoscere perché studiavano un metodo scolastico non comune, che però in realtà è in linea con la materia che devono proprio imparare. È un mestiere di base antico, cioè, quindi è fatto di regole che sono quelle da sempre. Cioè il modo di servire, il modo di comportarsi, si dà del lei, si rispetta la persona a priori, quindi c'è un annullamento dell'adolescente che appunto è al fine unico di servire un cliente, e questa cosa è così da secoli e secoli. Quello che la cosa sottile che questo film vuole cercare di raccontare è l'onestà di fondo che in realtà i professori hanno nell'insegnare un mestiere che è fatto di quello. Cioè, questo film cerca di porre l'adolescente subito davanti all'essere adulti, e gli adulti che insegnano cercano di parlare all'adolescente da adulti ad adulto. Quindi l'onestà di dire, una volta che siete fuori di qui, la prima cosa che farete sarà pulire i pavimenti, li mette da subito di fronte a un fattore molto duro della vita, però è la verità, perché se pensi che esci di lì e sei, non so, un cuoco stellato o qualcosa di altro, non è vero. E quindi
il rapporto che c'è tra alunno e docente, io lo trovo molto sincero in rapporto alla materia. Poi non c'è un docente che picchia un alunno o prende a male parole nessun altro. È un rapporto alunno-docente probabilmente differente, in contrasto con alcune cose che oggi si vedono e vengono impartite fondamentalmente, perché i docenti non aspettano mai in questo film la risposta dell'alunno, perché la materia deve, cioè il professore deve far imparare al ragazzo l'annullamento sul posto di lavoro. È come se venissero formati degli attori che devono interpretare un ruolo che dovranno mettere in scena davanti ai clienti. E quindi per far questo devono imparare la postura, imparare il comportamento, annullare il loro essere adolescenti. Quindi l'annullamento è solamente quello di non annulli la persona, ma annulli la persona nel momento in cui metti in pratica il lavoro. Ho fatto un lungo lavoro di ricerche e anche di sopralluoghi all'interno della scuola per capire lo svolgimento delle lezioni e della materia stessa. Cioè, prima ho filmato pochissimo, quindi per cercare di filmare poco, avevo bisogno di capire com'era il funzionamento del meccanismo, cioè com'erano le lezioni, com'era il rapporto alunno-professore. Ho scelto quella scuola soprattutto per la presenza di quel metre. Ho incominciato a parlare con lui a lungo per fargli capire quali erano comunque le mie intenzioni. Non ho mai messo in bocca dei dialoghi a nessuno. Ho cercato di prevedere alcune cose lasciando sempre la porta aperta all'imprevisto. È un film comunque di relazioni, cioè il mio stare lì è possibile solo se vengo accettato, perché comunque è una scuola. Però sono entrato con un'idea molto precisa di film che volevo fare, me lo sono tenuta stretta e l'ho messa da parte e poi ho cercato appunto di interagire con loro. Con i docenti è più facile perché sono degli adulti, con gli adolescenti meno, però c'è stato bisogno di più tempo, però questo è avvenuto. Cioè, insomma, questo film fa parte di una trilogia sull'adolescenza. E in tutti e tre i film, due sono già stati fatti, il terzo ancora no. L'adolescente è visto quasi come un animale selvatico, tant'è che ci sono alcune scene che mettono l'adolescente di fronte a un animale. Questo perché anche il mio modo di avvicinamento verso il protagonista di turno o la protagonista di turno è stato cauto, come quando ti fai annusare la mano da magari non so, un cane rabbioso, qualcosa che magari non conosci. Il rapporto con loro è stato un rapporto di molti silenzi, però sono quei silenzi dell'adolescenza che comunque il rapporto con un adulto sono necessari per capirsi e non imporre. Ho filmato come se avessi in mano una 35 mm. Ho girato con delle ottiche fisse di un Arriflex 35 mm degli anni 50, sia per cercare quell'estetica appunto atemporale, riconducibile agli anni 50-60, cioè ho alleggerito il digitale, ma anche perché mi piace darmi delle regole. Credo che se film come questo, magari altri no, se uno arriva a filmar meno non è un male, tant'è anni e anni fa si filmava in pellicola e non è che si poteva sprecare tanta roba. Oggi si spinge rec, si lascia e magari non si sa bene cosa si sta facendo e si cerca di ricostruire le cose in montaggio. Ho provato a darmi un metodo un pochino passatista, però a me è servito. Cioè, almeno sono contento del lavoro che ne è uscito fuori e mi ha anche divertito perché diventa quasi uno studio antropologico sul lavoro che uno fa. Quindi prima di filmare osservi, osservi, osservi. Non avevo la paura di perdere qualcosa.
Avevo visto che a livello dialettico le persone interagivano in una maniera incredibile, quindi, perché la dialettica del professore era importante, cioè lui ha una dialettica, cioè lo lasci da solo, parla e è importante, insomma, cioè non sono cose che si riescono sempre a trovare, quindi su questo sono stato fortunato e mi ha aiutato a concentrarmi più magari sul ragazzo, perché appunto avevo piena fiducia in quello che poteva dire il metro. Ho visto parecchie scuole. Quando ho incontrato l'istituto Melleri Rosmini, l'incontro con il professor Oberhofer è stato un'epifania. Cioè, è un ragazzo di 29 anni, che ne dimostra molti di più. Sembra, insomma, provenire da un altro tempo e mi piaceva questo dubbio che lasciava. Cioè, sembra uno molto severo e non un bravo insegnante. E in realtà, come ti dicevo prima, a me piace questa immagine sua e questo modo di relazionarsi perché lo trovo profondamente onesto. E quindi in più aveva e ha un modo di parlare che lo pone su un altro livello. Quindi, diciamo, l'incontro con lui e lo scambio con lui è stato bello, importante anche per riuscire a trovare nella realtà un'idea che io mi ero un po' costruito e poi dovevo andare a ricercare. L'ho trovata e questa è stata anche questa una fortuna. Questo film nasce come ti dicevo, da un'idea precisa. La possibilità di non ritrovarla nella realtà poteva far sì che questo film non avvenisse. Alcune cose erano vicine a quello che io cercavo, altre sono state portate da loro, naturalmente, però cercavo un ragazzo che facesse fatica a stare alle regole e cercavo un metro che fosse fuori dal tempo. I genitori sono assenti perché quando si diventa adulti la famiglia non deve entrare. Cioè, nell'immaginario di questi film sono i ragazzi che devono fare i conti con il futuro. Questa è una scuola che forma lavoratori, non figli. Quindi volevo cercare di dare subito lo scarto da adolescente ad adulto, e quindi non c'era la volontà di metterle famiglie. C'è un tentativo di. No, un tentativo. C'è il suo background raccontato in un certo modo. Il film è tutto girato a cavalletto, quasi sempre frontali a Luca. Ci sono solo due scene nel quale si segue il personaggio, una all'inizio e una è quella del cinghiale, che sono le due scene dove lui ti porta nel suo mondo. All'inizio è il mondo quello controlla i recinti, controlla, però nella notte, insomma, non si vede niente perché è un mondo che sta lasciando. Poi alla fine del cinghiale è quello che ha lasciato, cioè la sua natura selvaggia, con il quale gioca con margine, con grande autorevolezza. E quelle due scene, insieme ad altre, come magari quella del Merlo, insomma, adesso, senza citarle tutte, sono delle traduzioni di ciò che lui mi ha raccontato, della sua vita e probabilmente lui avrebbe voluto che questo film fosse tutto lì nel bosco, però ho cercato di lasciare un po' il desiderio di quel mondo là, proprio perché questo è un film un po' doveva essere un film un po' claustrofobico, proprio perché la scuola e ciò che viene raccontato è sempre visto dagli occhi del ragazzo. C'era un film che mi sono sempre portato con me, che è un film d'animazione di Miyazaki, che si chiama Kiki Delivery Service, dove una strega è costretta, perché le regole del mondo delle streghe costringono i ragazzi, maschi e femmine che siano, a 13 anni a lasciare la casa, lasciare il mondo delle streghe, andare nel mondo degli esseri umani e imparare un mestiere. E non può far ritorno fin quando non l'ha imparato. E mi sono sempre detto che volevo cercare di fare, proprio perché comunque il tema è un tema che mi è caro, il tema dell'adolescenza, ho sempre cercato il modo di tradurre questo film d'animazione in qualcosa di reale, di contemporaneo e che potesse portare
l'adolescente di turno a fare i conti con il proprio futuro e con il proprio essere. E quindi questa trilogia nasce un po' da lì. Il primo film era un film un po' dove i protagonisti erano un pochino forse più passivi rispetto alla vita circostante. Era un film in provincia dove due adolescenti cercano di, attraverso la pratica musicale non accademica, di urlare, di farsi sentire, ma non c'è nessuno che li ascolta, anche uno perché fanno due generi musicali molto difficili da ascoltare, soprattutto al mondo degli adulti, e quindi quello era il primo momento di affaccio verso il mondo esterno. L'apprendistato in realtà pone l'adulto come insegnante dell'adolescente, e quindi l'adolescente si forma perché qualcosa deve fare, qualcosa dovrà diventare. Il terzo film sarà una sorta di chiusura di questa costruzione di questo ipotetico anarchico che mi sono prefissato voler costruire attraverso tre tipologie di personaggi differenti, e quindi sarà un film sul fallimento familiare e un po' la riscossa dell'adolescente rispetto a prendere in mano la situazione. Per diventare degli anarchici o dei personaggi importanti nella vita, cioè prima devi imparare le regole, e poi, come in tutte le cose che ti vengono dette, cioè per fare un film impara le regole e poi disfale, fa le tue. Secondo me a 14 anni è bene che dipende poi dal percorso di studi che uno fa, però è bene che si impari l'educazione, il rispetto, l'autostima, tutto. Però si deve imparare, cioè, e chi te lo insegna deve essere uno che lo sa insegnare. Adesso io non ho visto I figli della notte, non lo so. E magari ho visto il trailer, l'unica cosa che mi sembra c'è sicuramente in comune è la divisa. Se non voglio stare qui a dire quali sono i percorsi formativi giusti per una persona, a me per esempio servono le regole. Cioè, io ho bisogno di capire quali sono le regole che sono attorno a me. Cioè, voglio capirle. Poi ognuno fa delle regole ciò che vuole, però capire le regole vuol dire, secondo me, anche studiare, farsi una formazione, saper parlare, sapere in pieno che cosa stai facendo. Quindi è normale che se insegni latino e greco, cioè, non puoi comportarti come un insegnante di Galateo, perché c'è qualcosa, e far emergere la propria personalità è giusto e importante, come dici tu nella domanda, è bene che esca fuori, però questa personalità perché non può essere arricchita da qualcos'altro? Cioè, che sia appunto un insegnamento. Il problema sta nell'incontrare buoni insegnanti, probabilmente, cosa che non è facile. Io non ne ho avuti. Cioè, nel senso, non c'è nessuno che mi ricordo che mi ha cambiato la vita. Quindi secondo me in realtà è importante, cioè se si riescono a fare degli incontri formativi e già a quell'età, perché io credo che a 14 anni uno può diventare un adulto, come nel mondo delle streghe, appunto. Perché no? Se no diventiamo adulti a 37 anni. Non ho fatto questo film per dirti cosa è giusto e cosa è sbagliato. È normale che una persona di 70 anni che vede un ragazzo non stare fermo ti dice che quello c'è l'argento vivo e va crocifisso. È normale che per me sia una frase molto forte, per carità, però questa frase forte ti fa capire che cioè che quell'argento vivo probabilmente non morirà mai, però quell'argento vivo si deve trasformare in qualcos'altro. E che male c'è nella vita incontrare le persone che sono l'opposto di te, che ti insegnano a stare fermo, perché se Luca ha 43 anni ancora non riuscirà a stare fermo, beh, secondo me, cioè, alla fine quello che gli dice non è sbagliato. Cioè, se la regola di quella scuola è stare così, in quella posizione, e se quel lavoro richiede quella posizione,
lui glielo deve dire. Poi le parole che uno usa, sai, cioè, dipende dagli incontri, dalle cose, però secondo me non è sbagliato. Io vengo da un contesto molto più libero di quello della scuola raccontata, però non è che lo trovo tanto migliore, cioè rispetto proprio all'onestà di dirsi le cose e di darsi delle regole, tanto poi le regole le trovi. Cioè. Le regole vanno per essere rispettate vanno capite, ma anche per non essere rispettate vanno capite. Questo è per me più il senso di tutto questo film. Cioè, perché è troppo facile non rispettare. Cioè, un adolescente ha l'argento vivo di base, è un anarchico alla base. È troppo facile essere anarchici a 14 anni, perché lo siamo tutti. Cioè, in realtà quello è il momento in cui cioè, ti devi. Cioè, se ti riesci a formare e quindi farlo attraverso delle regole, e in questo caso, in questo film, ci si forma attraverso delle regole discutibili, però non c'è niente di male a imparare il Galateo. Cioè, che bello per me, che bello sarebbe se si tornasse a essere un pochino più eleganti anche nel parlare, cioè, ma lo dico. Da romano che l'italiano a volte lo sbaglia, soprattutto nei congiuntivi, quindi nel senso, è una cosa che in realtà a me piace vedere nelle persone. Cioè, secondo me l'anarchia si lega all'adolescenza e alla fine dell'adolescenza, nel senso, finisce il momento dell'anarchia. Questo film per me ha una sottotraccia importante a livello politico, sottile, che spero che passi dalla sua visione. Cioè, l'idea di questo film nasce anche dal ragionamento servo-padrone, cioè dal rapporto che c'è e da quello che può essere la natura dell'essere umano. Quindi, sì, secondo me, cioè, io lo vedo come un film. Come la creazione di un giovane speranzoso anarchico, se riuscirà a sopravvivere a quelle regole.